Undicesima giornata del campionato di promozione laziale, girone D. Una vera e propria prova di maturità per la truppa guidata da Alessandro Parisella. In campo Mistral Real Cassino Colosseo, unica squadra ancora imbattuta del girone D, in testa alla classifica con 22 punti. Giallo laterale, attenzione, prova al cross di Casaburi, colpo di testa, uscire, se riscalchi! Secondo momento fa partire un buon cross, Quintiliano alto sopra la traversa di poco, proprio in protezione su caso, Gie, palla sul secondo palo, di petto la palla resta lì, la palla in rete, il gol di Catalano che approfitta della respinta corta lì davanti, anzi è Quintiliano l'ultimo a toccare. Batte Vitale, cross al centro, Fanelli fallisce, una ghiottissima palla gol, poi la palla è per Parasmo, Parasmo uno contro uno contro Cadano sul mancino, Parasmo, e il pallone finisce in corner. Fatto la partita che avrebbe meritato di più e... attenzione a questa palla per Di Trocchio in area di rigore, Di Trocchio, la parata del portiere da Guanno, col pallone che giunge a Cristian Quintiliano, la posizione regolare, uno contro uno contro Fortunato, Cristian Quintiliano si libera sul mancino, la parata di Caso che tiene ancora in vita la Mistral. A vedere Esposito, Fiore supera due, la dà ad Esposito, entra in aria, va Esposito, il tiro, il diagonale che finisce sul fondo, sulla destra il cross che arriva sulla testa di Fanelli. Calcio lo sai, domenica scorsa abbiamo giocato con Alatri, abbiamo fatto 1-1 pur facendo 27 tiri in porta, di conseguenza al calcio bisogna anche avere l'umiltà e i piedi per terra di saper soffrire quando il Mistral giustamente ha avuto dei frangenti di gioco dove ci ha messo sotto, però bisogna anche saper soffrire, noi l'abbiamo fatto, poi le occasioni, gli episodi purtroppo... quando è finita la partita il campo decide il risultato. Complimenti al mister, temevo questa partita, l'esultanza è perché comunque abbiamo finito prima in 9, prima in 10, poi in 9, ovvio che porti a casa un risultato così prezioso in inferiorità numerica, ti viene diciamo, la gioia di estemperare un po' la tensione accumulata. Purtroppo queste sono quelle partite dove un'occasione loro hanno avuto col rimballo, hanno fatto gol. Noi non siamo stati bravi ad andare a chiudere due o tre volte la partita, in che senso? Che abbiamo creato quelle occasioni importanti per fare gol, non ci siamo riusciti, quindi è stato un nostro demerito questa cosa qua. Ma a me quello che mi interessa, a prescindere dal risultato, che poi nel calcio è quello che conta, però la squadra oggi si è vista una squadra all'altezza della situazione, una squadra che piano piano, come avevo detto, riuscivamo anche a giocare a pallone. Oggi ci abbiamo messo sotto una squadra che, dei punti che sta in classifica, una prima della classe, dove è venuta a Gaeta solo a difendersi senza fare neanche un tiro in porta. Questo a noi ci fa ben sperare per il futuro. Bisogna continuare su questa situazione di gioco, su questa voglia, su questa determinazione, e non ci faccia abbattere da un risultato negativo.